Se lo sport è crescita sociale ed educazione, questo insieme ai suoi addetti ai lavori impone anche uno sviluppo in termini di formazione e decreti. Inquadramento, adempimenti previdenziali, rimodulazione fiscale sono alcuni dei temi affrontati presso l'Ulisse Sport Center di Catania nel corso dell'Assemblea Provinciale ASI. Le società sportive avranno il vantaggio di poter ricevere le giuste indicazioni e istruzioni attraverso dei corsi che disciplinano la sicurezza, il lavoro, l'antincendio e anche l'utilizzo dei defibrillatori per garantire una massima efficienza verso tutti gli utenti presenti nelle varie manifestazioni e gare sportive. Un linguaggio che deve mettere le basi a chi vuole e deve consegnare lo spirito di chi esercita lo sport, a partire soprattutto dalle periferie fino ai grandi centri urbani. L'incontro di stasera che il Comitato Provinciale di Catania ha voluto fare con le proprie associazioni affiliate è di grande importanza e attualità, perché affrontiamo quello che sono le novità apportate al decreto legislativo 36-21, quindi il riordino dello sport in Italia, che tocca veramente punti importantissimi della gestione delle associazioni sportive, piccole o grandi che esse siano. È appunto per questo che abbiamo ritenuto opportuno riunire i presidenti e i dirigenti della nostra associazione e utilizzare la competenza del dottor Mario Rabisarda per fornire tutte quelle informazioni utili ed essenziali per riorganizzare il lavoro e le attività delle proprie associazioni, in funzione anche del fatto che dal 1 gennaio del 2023 il decreto legislativo 36-21 entrerà pienamente a regime, e per cui queste novità diventeranno di fatto norme che dovranno essere seguite e attuate giornalmente. Dal 1 gennaio 2023, dunque, nuove riforme nella sfera sportiva, sia in ambito professionistico e dilettantistico. Quali sono allora gli aspetti che costruiranno questa riforma sportiva? L'ambito delle associazioni in generale, sia dal punto di vista del terzo settore sia dello sport, sono soggetti oggi a notevoli cambiamenti, ancora di più a partire dal 1 gennaio 2023, perché con il 1 gennaio entrerà a regime la nuova riforma sul lavoro sportivo del decreto legislativo 36. È una riforma epocale per l'ambito sportivo, in quanto qualifica in una sola normativa tutto quello che inteso lavoro sportivo, sia in ambito professionistico che in ambito dilettantistico. Definizione che dal punto di vista dilettantistico non esisteva fino all'emanazione di questo decreto legislativo. Quindi le associazioni sono chiamate sicuramente a far i conti sul lavoro sportivo, ad organizzarsi da questo punto di vista e probabilmente anche a pagare dei contributi su quei compensi che daranno ad atleti, a tecnici, a dirigenti sportivi o a qualsiasi soggetto che attraverso le federazioni e i loro regolamenti sono qualificati sportivi.